Si chiami la causa numero 3. Ordinanza 166 del 2018, ordinanza 3 settembre 2018, Consiglio di Stato. Martin Baldo Koenig contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e altri. Per Martin Baldo Koenig, avvocati Santi Delia, Michele Bonetti, Antonio Saitta. Avvocati dello Stato, Gabriella D'Avanzo, Andrea Fedeli. Per Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani, ADI, interveniente da Adiuvandum, avvocato Emilio Robotti. Collega Amato, prego. Sì, questo è un altro capitolo della tormentata vita del mondo scolastico italiano, che presenta caratteristiche analoghe agli altri capitoli, determinate queste caratteristiche da una evoluzione sempre dinamica e sempre un po' tortuosa della legislazione che riguarda gli accessi alle funzioni, in questo caso quella di insegnante. Prima di andare al caso, è bene che ricordiamo rapidamente che a partire dal 1990, ai fini della partecipazione ai concorsi per insegnante nel nostro sistema scolastico, vennero istituite delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria, il cui cursus e quindi poi il cui titolo venivano ritenuti i requisiti per la partecipazione al concorso al di là della laurea. Poi, nelle more dell'entrata in funzione sempre molto lenta di questo nuovo sistema, una legge del 94 disse medio tempore si può partecipare ai concorsi con la sola laurea, e il sistema ebbe, considerati i tempi della nostra cangiante legislazione, una durata ragguardevole, perché arrivò addirittura al 2008. Poi a quel punto si stabilì che non valesse più l'abilitazione, non si dovesse più provvedere con l'abilitazione delle scuole di specializzazione, ma con i tirocini formativi attivi che entrarono in funzione nel 2010, ebbero soltanto un paio di cicli, poi sparirono anch'essi, vennero istituiti i PAS, che erano percorsi abilitanti per coloro che avevano svolto l'attività come precari, e infine la legge del 2015, la 107, dice, articolo commi 110-111, d'ora in avanti si procederà col nuovo sistema della laurea, eccetera, e dell'abilitazione, un po' come era all'inizio. Ma già l'articolo 5 della legge delegata, che poi è quella che qui rileva, dirà che si può fare con la laurea, e successivamente corretto dirà di più che ci vorranno i 24 crediti formativi. Mentre tutto questo accadeva, migliaia di esseri umani venivano incanalati su questi diversi canali che li portavano a condizioni diverse, abilitanti diversamente alla partecipazione ai concorsi. E quindi il legislatore del decreto legislativo 59 organizza il futuro prevedendo una serie di concorsi riservati a diverse categorie che erano state instradate su questi diversi percorsi, e i posti che via via rimangono vengono destinati al nuovo e finale sistema.
Qui siamo alle prese con uno di questi concorsi riservati, quello dell'articolo 17,2 lettera B, che si riferisce ancora alla abilitazione e stabilisce quindi una riserva di posti per questi e prevede che questo concorso riservato, a differenza del concorso più generale che verrà, abbia un percorso facilitato, abbia un'unica prova, abbia poi l'iscrizione al terzo anno del periodo formativo e un dottore di ricerca dice: voglio partecipare anch'io. Ecco, questa è la questione che ci troviamo davanti. Ricorre contro il decreto direttoriale, neanche ministeriale, che ha bandito il concorso, esattamente per questa parte, e chiede in via cautelare di essere ammesso con riserva. Il Tribunale Amministrativo Regionale concorda con l'amministrazione nel negargli questa ammissione con riserva. Già in quella sede il ricorrente aveva sollevato i dubbi di costituzionalità sull'ammissibilità del concorso, ma il TAR non li aveva condivisi, e quindi c'è un ricorso contro la misura cautelare al Consiglio di Stato, ed è in questa sede di giudizio ancora cautelare che il Consiglio di Stato invece condivide i dubbi di costituzionalità e fa l'ammissione con riserva. Significativo che in cause parallele provenienti da una pluralità di ricorrenti il Consiglio di Stato neghi l'ammissione cautelare, ritenendo che l'eccessivo numero a quel punto degli ammessi con riserva creasse problemi di gestione amministrativa. Il ricorrente pone esclusivamente la questione della non sua ammissione al concorso, non della illegittimità del concorso, ma il Consiglio di Stato, con una decisione, non possiamo non notarlo, non dissimile da quella che ci siamo trovati davanti settimane fa a proposito dei dirigenti scolastici, pone in discussione l'intero concorso, sostenendo che ai sensi degli articoli 3, 51, 97 il concorso non è aperto mancando i presupposti per il concorso riservato. Qui gli argomenti sono noti ed è interessante che sottolinei come non si creerebbe un vuoto normativo se si eliminassero queste disposizioni, perché il concorso potrebbe comunque aver luogo avvalendosi o della legge del 94 che, nelle more dell'entrata in funzione delle scuole di specializzazione, consentivano il concorso con la mera laurea, oppure avvalendosi della disposizione dell'articolo 5 dello stesso decreto 59, che prevede il concorso aperto di regime una volta esaurite queste procedure. E poi, per quanto riguarda l'esclusione e quindi la questione subordinata che solleva limitatamente all'esclusione, vabbè, il dottore di ricerca ha un titolo, il dottorato, che la stessa università considera abilitante all'insegnamento, e non si vede perché deve essere escluso. Eccoci qua. Brevissimamente, il ricorrente condivide prevedibilmente le ragioni del Consiglio di Stato, ma dice altrettanto prevedibilmente
Io preferisco che si affronti prima la questione della mia esclusione e poi eventualmente anche l'altra, condividendo che non si crea il vuoto. Le ragioni del ricorrente sono condivise da un terzo interveniente, per il quale si pone l'usuale problema dell'ammissibilità, che è l'associazione rappresentativa di dottori di ricerca, assegnisti, eccetera. L'avvocatura dello Stato, ma lo dirà da sola, pone in primo luogo un problema di ammissibilità e quindi di rilevanza, partendo dal fatto che qua c'era un'impugnativa che riguardava quel decreto che aveva bandito il concorso soltanto per la parte di esclusione, quindi rispetto alla questione davanti al Consiglio di Stato, il tema generale non è rilevante. Sottolinea come appunto questo concorso fa parte di un tentativo che il legislatore fa di sistemare le diverse categorie che si erano venute creando di diversamente abilitati figli di questa legislazione, che quindi c'è anche un principio di affidamento che si cerca di tutelare, e comunque c'è poi lo spazio dei concorsi ordinari, certo che si verrà liberando nel tempo. Qui per i cultori di legislazione è interessante leggerle interamente queste disposizioni e vedere come prevedono che nel corso degli anni, fino al 25, si liberino pian piano posti perché diminuisce la quota riservata. Insomma, vicende complesse portano a legislazione complessa, e quindi sostiene che da un lato non c'è rilevanza, dall'altro comunque ci sarebbe infondatezza. Ci possiamo fermare qua. Grazie. Quindi c'è questa questione sull'ammissibilità dell'intervento dell'associazione dottorandi e dottori. Avvocato Robotti, vuol parlare su questa questione? Presidente, velocemente, consapevole appunto dell'orientamento restrittivo di questa eccellentissima Corte, si tratta però di un orientamento restrittivo di un principio espansivo per quanto riguarda gli enti portatori di interessi collettivi. Allora, anche prendendo a spunto quella che è la giurisprudenza recente di questa Corte, ovvero la sentenza 178 del 2015 e la 180 del 2018 richiamate nell'atto di intervento, credo che pur confermando l'orientamento restrittivo si possa decidere nel senso della legittimazione all'intervento, perché in effetti l'ADI è l'unica associazione che rappresenta l'associazione dei dottorandi, dei dottori di ricerca, oltre che dei dottoranti e degli assegnisti di ricerca, è interlocutore oggettivamente, come diciamo illustrato nell'atto di intervento, dell'istituzionale e delle istituzioni universitarie, e c'è quella ricaduta diretta, un interesse specifico rispetto all'accoglimento della questione di costituzionalità. Ora, dal punto di vista, dicevo, di un principio espansivo che peraltro giustamente viene considerato da questa Corte, come da altre corti anche internazionali, in modo restrittivo per non aprire a una platea indefinita, ecco, credo che in qualche modo non ammettere l'associazione che è interveniente potrebbe significare comunque privare della possibilità di intervenire in un giudizio e anche di ledere comunque l'articolo 24 della Costituzione, perché il giudizio in oggetto va ben oltre per quanto riguarda anche soprattutto il riconoscimento del valore del titolo di dottore di ricerca, ben oltre quello che è l'interesse del singolo ricorrente.
nel caso appunto che la legittimazione non fosse concessa, ci sarebbe un'impossibilità dell'unico soggetto portatore degli interessi, non solo del ricorrente, ma di tutti gli altri dottori di ricerca. Semplicemente questo, signor Presidente. Grazie. Allora la Corte si ritira per decidere sulla questione di ammissibilità. Sì. Questa è la domanda, poi vediamo. Allora, la Corte ha così deciso, considerato che secondo il costante orientamento di questa Corte sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale i soggetti parti del giudizio quo, oltre che il Presidente del Consiglio dei Ministri e, nel caso di legge regionale, il Presidente della Giunta regionale, che l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato al pari di ogni altro dalla norma oggetto di censura, che pertanto l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente deve derivare non già, come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla disposizione denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che la pronuncia della Corte produce sul rapporto sostanziale, che questa Corte ha più volte espresso tale orientamento anche in relazione alla richiesta di intervento da parte di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria, che nel caso in esame l'Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani non è titolare di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, bensì di un mero indiretto e più generale interesse connesso agli scopi statutari della tutela degli interessi economici e professionali degli iscritti, che pertanto l'intervento in questione è inammissibile. Per questi motivi dichiaro inammissibile l'intervento. E ora passiamo al merito con l'avvocato Saitta. Grazie Presidente. Allora, molto, molto brevemente, anche alla luce dell'ampia e chiarissima relazione che è stata fatta sulla vicenda. Sì, è vero, questo è un ennesimo capitolo del tormentato sviluppo della legislazione in materia scolastica. Tuttavia, credo che presenti delle peculiarità anche in riferimento al caso recentissimamente deciso da questa Corte con la sentenza 106 del 2019 in materia di dirigenti scolastici. E infatti non a caso le questioni di legittimità costituzionale noi le riteniamo, come è stato richiamato, ribadono invertito nell'ordine di priorità logico rispetto alla prospettazione del Consiglio di Stato. Infatti la prima questione, oltre ad essere quella di più liquida soluzione, è quella meno incidente sul complessivo assetto di interessi che la legislazione ha ordinato. Infatti l'accoglimento della questione limitatamente alla parte in cui non ammette a questa sessione di concorsi riservati coloro i quali hanno il titolo di dottore di ricerca determinerebbe il successo dinanzi al giudice quo, la piena soddisfazione dell'interesse della parte privata, fermo restando che la procedura proseguirebbe regolarmente, peraltro è tuttora in corso. E da questo punto di vista, fra l'altro, le deduzioni svolte dal Consiglio di Stato superano ampiamente anche il più rigoroso scrutinio in tema di rilevanza, e in questo senso le eccezioni svolte dall'Avvocatura dello Stato per il Presidente del Consiglio dei Ministri, non, secondo la nostra opinione, non dovrebbero trovare accoglimento. Infatti il Consiglio di Stato ha
chiaramente individuato per entrambe le questioni come la norma debba essere necessariamente applicata nel giudizio, come dall'applicazione e quindi dall'accoglimento o meno di entrambe le questioni di legittimità costituzionale dipende l'esito del giudizio sotto entrambi i profili, e ancora perché non è praticabile un'interpretazione costituzionalmente conforme, ostandovi il testo della norma di cui stiamo discutendo. Peraltro, la questione di legittimità costituzionale, la seconda, quella relativa alla omissione del titolo di dottore di ricerca per quelli legittimati a partecipare al concorso, non va in alcun modo a interferire con la discrezionalità del legislatore, perché tanto esiste giurisprudenza notissima della Corte in altri casi, nelle più varie materie, anche concorsuali, sono state rimosse delle esclusioni di alcune categorie di possibili concorrenti palesemente discriminatorie e palesemente irragionevoli e contrastanti quindi con i parametri evocati in riferimento all'articolo 3, al 51 e al 97 della nostra Costituzione, perché non trova giustificazione logica e coerenza sistemica ammettere dei soggetti che, come poi illustrerà il collega che interverrà subito dopo questo mio breve intervento, soggetti che hanno casualmente, per finestre temporali, dice il Consiglio di Stato, anche opportunità geografiche, conseguito dei vari titoli abilitanti che la legislazione ha provvisoriamente ed episodicamente inserito, ed esclude invece dei soggetti, come i dottori di ricerca, che hanno conseguito il più alto titolo accademico, di formazione accademica che il nostro sistema, e non solo il nostro sistema, conosca, che possono ricoprire ruoli di docenza all'università, che in alcuni casi addirittura hanno insegnato in quei percorsi nelle scuole di specializzazione dei tirocini formativi attivi, in tutte queste altre cose, in tutti questi altri tipi di corsi. Quindi possono insegnare e quindi concorrere ad abilitare i possibili concorrenti, invece vengono arbitrariamente esclusi. Anche la seconda questione, Presidente, supera sia le eccezioni in tema di rilevanza sia in tema di fondatezza. E anche qui, peraltro, ritengo che ci siano differenze profonde rispetto al caso dei dirigenti scolastici. Perché la incostituzionalità dell'intera procedura del concorso riservato è in realtà fondata. Perché? Perché non si vedono quali sono i valori e gli interessi costituzionalmente rilevanti che consentono in questo caso di derogare al principio del concorso pubblico, di ammettere la più ampia platea di concorrenti anche a fronte di un'attività, se vogliamo, di un'attività professionale che se la vogliamo considerare come una professione regolamentata, qual è quella della docenza universitaria e della docenza scolastica. Tenendo peraltro presente che l'accoglimento della questione di costituzionalità sollevata in via principale, diciamo prioritaria dal Consiglio di Stato, da noi considerata logicamente invece subordinata e gradata, consentirebbe, a differenza della vicenda che ha visto interessata la Corte per i dirigenti scolastici, una automatica ricucitura del sistema. L'accoglimento della questione non determinerebbe nessun buco ordinamentale, perché, come il Consiglio di Stato ha ampiamente illustrato, il sistema e come peraltro il professor Amato ha illustrato nella sua relazione, il sistema si chiuderebbe automaticamente, consentendo la celebrazione dei concorsi con la normativa di risulta. Quindi entrambe le questioni superano ampiamente lo scrutinio sulla rilevanza ed entrambe, a nostra opinione, sono fondate. Quindi io insisto per l'accoglimento nell'ordine che abbiamo chiarito nelle nostre difese e non ho altro da dire, cedo la parola. Prego, al collega Delia con la sua autorizzazione. Grazie Presidente. Seguirò la fine dell'ordine di trattazione del professor Saitta
anche se, come abbiamo già sottolineato, le nostre questioni, così come sollevate dal Consiglio di Stato, sono state poi invertite, ma partirò appunto dall'ultima trattata dal professor Saitta relativa alla questione principale sollevata dal Consiglio di Stato, sul quale voglio soffermarmi sull'aspetto della casualità già accennato nel precedente intervento, sull'attivazione dei percorsi che già nella relazione del professor Amato sono stati tracciati. Perché voglio soffermarmi su questo? Perché su questo l'ordinanza, in realtà, riferendosi agli atti di giudizio, ne fa un mero accenno, nelle nostre memorie lo abbiamo valorizzato. Questa difesa ha sollevato innanzi al Comitato Europeo, al Comitato Sociale Europeo, un procedimento molto ampio nei confronti dello Stato italiano, durato oltre 2 anni e mezzo, con un'istruttoria molto complessa, sulla casualità dell'attivazione in Italia dei percorsi di abilitazione, che a nostro modo di vedere è il nucleo dell'ordinanza di rimessione, rappresentata nel senso dal fatto, cioè dalla scelta da parte del legislatore di individuare l'abilitazione come il criterio per fondare il percorso paraconcorsuale più semplice. Come vedremo, questi soggetti chiamati a partecipare a questo concorso devono fare una mera prova orale non selettiva, perché la prova orale alla quale sono sottoposti, oltre che scelta il giorno prima il tema, alcuni giorni prima conferma la difesa erariale, in realtà non dà vita ad una selettività. Ecco perché il candidato in possesso della sola abilitazione può meramente presentarsi al concorso e verrà gradato in ordine di posizione, anche se la sua espressione dinanzi alla commissione di esame sia semplicemente quella del mutismo. E allora, proprio in relazione a questo beneficio premiale che è rappresentato dal conferimento di fatto del posto di ruolo all'interno della scuola pubblica, passando per il solo crisma dell'abilitazione, abbiamo portato in Europa la valutazione di come nel coacervo della legislazione scolastica si siano succeduti questi percorsi. E il Comitato Sociale Europeo, dopo quest'ampia istruttoria, ha appunto sottolineato che l'Italia, nell'attivazione di questi percorsi, ha proprio discriminato i soggetti come il professor Koenig, che svolgevano parallelamente dei percorsi universitari, come il caso del dottorato di ricerca, che sono incompatibili con questi percorsi di abilitazione e che quindi non vi hanno potuto partecipare in determinati momenti storici senza una qualche continuità, perché questa scelta da parte del legislatore di valorizzare in maniera decisiva con la legge 107 del 2015 l'abilitazione, perché il concorso bandito ordinario del 2016 è stato il primo dopo il 1999 bandito con il possesso della sola abilitazione, senza che la giurisprudenza amministrativa abbia inciso facendovi ammettere altri soggetti rispetto a quelli in possesso dell'abilitazione. Il concorso del 2012, invece, dopo un decennio, ha visto applicarsi il regime transitorio a cui la relazione del professor Amato faceva riferimento, dando la possibilità anche ai soggetti privi di abilitazione di parteciparvi. Proprio questa evoluzione, quindi, oggi porta a una scelta del legislatore che sembra volere e disvolere, abbiamo scritto nelle nostre memorie. Volere l'abilitazione come criterio unico, a tal punto da voler dare ai concorrenti la non necessità neanche di prepararsi per questa prova concorsuale, perché tutti gradatamente otterranno l'immissione in ruolo, ma nello stesso tempo a disvolerla, nel senso di dar vita nello stesso disegno di legge all'eliminazione del concetto di abilitazione per sostituirlo con i 24 CFU. E allora, proprio seguendo questo percorso, abbiamo evidenziato che il dottorato di ricerca non è e non tanto, non solo equipollente al titolo abilitante in sé, ma lo è ai fini concorsuali. È nello spirito della legge che ha portato al superamento del concetto di abilitazione, perché il percorso abilitante, i cosiddetti PAS, avevano 41 CFU,
che noi negli atti abbiamo gradato con una tabella a secondo delle materie e dello svolgimento che si faceva in questi percorsi, evidenziando come a fronte dell'analogo percorso su 180 CFU del dottorato di ricerca appare evidente che vi sia una discrasia di valore e di spessore nel percorso, perché entrambi sono strutturati con i crediti formativi, una prima parte di lezioni frontali, una seconda parte di didattica pedagogica e di tirocinio. Si potrebbe sostenere mancante nel dottorato di ricerca del professor Koenig in filosofia, oltre alla docenza universitaria e ai quasi 1000 giorni di servizio che su risposta dell'Avvocatura dello Stato, che il Consiglio di Stato non avrebbe tracciato il profilo del ricorrente, la questione della mancanza del tirocinio formativo, ma appunto dinanzi ad un percorso concorsuale che prevede l'intero riconoscimento premiale nei confronti del mero possesso dell'abilitazione, inevitabilmente si dovevano introdurre dei concetti che, essendo professione regolamentata ed essendoci un concetto ampio di idoneità all'insegnamento nella legislazione europea, ben potevano essere compensati da altri titoli come quelli che abbiamo mostrato. Quindi una definizione come l'Europa e la professione regolamentata insegna, che doveva essere necessariamente duttile e non ferma al concetto di abilitazione, che frattanto lo stesso legislatore aveva superato. Il senso, e concludo su questo aspetto, della procedura selettiva mi pare dover sottolineare anche la soluzione o quantomeno la giustificazione nei confronti del legislatore che la difesa erariale ha rintracciato. L'eliminazione del precariato è la riconduzione a sistema di un percorso, di un quacervo legato al sistema di reclutamento che dopo tutto questo tempo doveva essere portato ad unità con una strategia ben precisa. L'ordinanza di rimessione però ricorda una cosa che gli altri atti successivi della difesa erariale sembrano dimenticare, è che questa Corte si è già occupato. Il precariato è stato già astrattamente risolto con l'intervento straordinario della legge 107 successiva alla sentenza Mascolo, come le sentenze di questa Corte hanno ricordato. E di precariato qui non si può parlare, perché qui non abbiamo docenti in possesso di abilitazione e servizio. Questi sono soggetti che hanno ottenuto l'abilitazione anche grazie ai vecchi concorsi del 99, che avevano abbandonato la possibilità della docenza o che hanno ottenuto l'abilitazione senza mai fare un giorno di servizio e vengono immessi in ruolo grazie ad una prova orale non selettiva. Concludo sulle differenze che noi abbiamo rintracciato rispetto alla recentissima sentenza sui dirigenti scolastici. Io credo che in quel caso, come questa Corte ha sottolineato, si trattava di risolvere un contenzioso davvero datato 2004 e 2006 e ad un intervento del legislatore dinanzi a situazioni che si erano obiettivamente nel tempo incancrenite. Qui abbiamo invece un sistema nuovo di reclutamento che ha voluto mettere l'accento decisivo per la prima volta su un percorso, su una mera prova orale non selettiva, che a nostro modo di vedere fa dubitare davvero nella possibilità che questo tipo di concorso, tipo di procedura concorsuale rientri nei canoni di cui è l'articolo 97, che poi sono i dubbi di costituzionalità su cui il Consiglio di Stato si è soffermato. Grazie. Grazie a lei. Avvocato Fedeli. Grazie Presidente, cercherò anch'io di essere, come chi mi ha preceduto, breve, ma cercando appunto di trattare tutte le tematiche, le problematiche che sono attinenti alla questione sollevata dal Consiglio di Stato. Per quanto riguarda i profili di ammissibilità delle questioni stesse, io ribadisco le eccezioni già svolte sia nell'atto di intervento e sviluppate anche in memoria illustrativa in vista appunto di questa udienza pubblica. Tant'è che praticamente Quanto è già eccepito
dalla Presidenza del Consiglio con questa difesa. Il Consiglio di Stato, nel sollevare la questione, in ogni caso, specialmente con riferimento alla seconda, alla questione subordinata proposta dal Consiglio di Stato, non ha sostanzialmente individuato qual era il titolo vantato dal soggetto stesso che oggi è intervenuto, nell'interesse del soggetto stesso oggi è intervenuto. Cosa voglio dire? Voglio dire che l'integrazione è stata, in questo senso appunto secondo me, a conferma della lacuna e la lacunosità dell'ordinanza stessa, è stata effettuata dagli stessi difensori del ricorrente, tant'è che loro si preoccupano di chiarire qual era il dottorato vantato dallo stesso patrocinato e non certo il Consiglio di Stato stesso. Quindi sotto questo profilo l'ordinanza appare evidentemente lacunosa, non può essere una eterointegrazione, ma l'ordinanza stessa doveva contenere tutti quelli che erano, cioè devono consentire a codesta eccellentissima Corte di verificare la rilevanza stessa della questione, cosa che non ha naturalmente effettuato il Consiglio di Stato. Quindi sotto questo profilo e anche sotto gli altri profili di inammissibilità della questione, comunque mi riporto a quanto già dedotto. Ora, ha evidenziato chiaramente il relatore nella sua appunto esaustiva e chiarissima relazione che in questa fase noi abbiamo una situazione che, volenti o nolenti, ha come presupposto una pletora di persone, un'enorme pletora di persone che hanno svolto titoli, hanno svolto abilitazioni, parliamo di FA, parliamo di PAS, parliamo di SIS e che hanno una evidente esigenza di entrare, cioè loro hanno naturalmente, per loro è un'esigenza perché hanno naturalmente seguito quelli che sono i corsi, i titoli abilitanti, i titoli abilitativi che erano stati previsti dal legislatore, ma l'aspettativa di queste persone è anche l'aspettativa dell'amministrazione di poter inserire nei ruoli, e parliamo di ruoli, non parliamo di supplenze, perché le ultime ordinanze, qui poi faccio un attimo una parentesi, sul diritto vivente, il Consiglio di Stato cita nella sua ordinanza di rimessione una sentenza del 2017 sostanzialmente, dando particolare peso a questa decisione del 2017, senza considerare che lo stesso Consiglio di Stato nel 2018 con sentenza ha chiaramente individuato le differenze ontologiche tra gli abilitati e i dottori di ricerca. Quindi lo stesso Consiglio di Stato successivamente, rispetto alla sentenza citata da esso stesso nell'ordinanza di rimissione, quindi un'ordinanza che è precedente rispetto all'ordinanza di rimissione, ma successiva rispetto alla sentenza citata dallo stesso, ha ritenuto la differenza ontologica tra i due percorsi. Peraltro, come appunto evidenziato anche nella relazione e come evidenziato anche da chi mi ha preceduto, le ordinanze oggi le abbiamo citate nella nostra memoria, sono ordinanze del marzo del 2019 in cui sostanzialmente sulla supplenza, neanche sull'immissione a ruolo, ma sulla supplenza il Consiglio di Stato ha sostanzialmente rimangiato tutto quanto già ritenuto nell'ordinanza di rimissione, ritenendo appunto la differenza ontologica tra i due percorsi. Questo perché? Perché i due percorsi sono oggettivamente differenti. Il candidato o il dottore che ha ritenuto di partecipare a questi corsi lo ha fatto naturalmente consapevolmente. Il dottore di ricerca ha consapevolmente scelto un'altra strada, che è quella del dottorato di ricerca. Ora, oggi il controparte mi viene a dire: sì, ho capito, ma io ho più titolo di te perché
perché sono dottore di ricerca e tu invece hai semplicemente seguito un corso abilitativo. Ma il corso abilitativo, e qui parliamo naturalmente di categorie, quindi un concorso che riguarda categorie ben specifiche ed esige peraltro l'accertamento delle capacità, non solo della teoria, quindi non solo per quanto riguarda dei titoli che nessuno nega ai dottori di ricerca e che peraltro nel concorso a pieno titolo verranno assolutamente riconosciuti, perché il concorso ordinario riconosce evidentemente valorizza il titolo di dottore di ricerca, e parlo in particolare dell'articolo 792 della legge 145 del 2018. Quindi sicuramente il dottorato di ricerca è un titolo riconosciuto e valorizzato dal legislatore per quanto attiene la procedura ordinaria, ma qui non stiamo parlando della procedura ordinaria, qui stiamo parlando della procedura straordinaria, stiamo parlando dell'immissione a ruolo e quindi non di supplenze, ma in relazione alle quali naturalmente i dottori possono evidentemente partecipare, ma qui parliamo di immissione a ruolo di persone che hanno dimostrato sul campo attraverso appunto questi percorsi che hanno sostenuto, quindi parliamo di 3 anni di percorso che hanno attualmente sostenuto, in relazione al quale quindi il MIUR, l'amministrazione ha accertato le competenze in capo agli stessi, ma le competenze non soltanto teoriche, le competenze pratiche, cioè sono stati, naturalmente, cioè loro non devono, cioè loro devono insegnare nelle scuole primarie, nella scuola secondaria, ed è su questo che il legislatore ha valorizzato la loro posizione rispetto ad altre posizioni. Sono stati abilitati, sono stati selezionati, sono stati scelti, hanno partecipato a dei corsi di durata pluriennale ed è per questo che è stata accertata la loro capacità. È chiaro ormai, avvocato. Appunto. Ed è quindi per questo che, a parte l'inammissibilità, chiedo anche il rigetto di entrambe le questioni, sia la questione principale sia la questione subordinata. Grazie. Grazie a lei, sarà deciso.